Volevi infrangere. L'abbiamo fatto, no? Non è stato facile. Pura ma, negatività, però ci sei. Se parliamo sempre che di negatività dobbiamo toglierci, dobbiamo andare avanti. Deve essere un anno l'insegna del Sepol, non del Sepol. Bisogna credere tutti così, lo stanno facendo nel basket, lo stiamo facendo nella pallamano. Dobbiamo provare almeno a farlo anche nel calcio, anche se è durissimo, l'avete visto. Primo tempo una squadra che palleggia benissimo, è venuta senza problemi, senza paura, timore riverenziale. Questo paradossalmente poi anche ti può agevolare in certe ripartenze, ecco, li siete stati bravi. Poi nel secondo tempo l'abbiamo cambiata tatticamente, abbiamo letta bene, siamo riusciti a mettere la porta alla casa. E quella è la chiave appunto che di cambiato. Il fatto di poter cambiare lo sai che è un'idea che ho sempre avuto, è normale, non puoi pensare di partire col tuo sistema e non considerare il fatto che l'avversario non trovi delle escamotage. Loro lo stavano facendo molto bene e quindi dovevamo cambiare noi. Siccome abbiamo le caratteristiche sia per fare 3-3 che 2-3-1, giocando loro a 3 dovevamo chiudergli il vertice basso, chiudendo il campo a metà e costringendoli a calciare lungo per recuperare la palla ed essere più freschi di partenza. Insomma, era questa l'idea e è andata abbastanza bene. Loro stavano facendo bene ma non hanno mai calciato in porta, perché sì. Anche questo sono ottimi segnali. Sì, vero, vero, questo è un dato importante, vero. Però ci facevano stancare. E se noi continuavamo con quel cliché lì, probabilmente uno spunto l'avrebbero trovato alla lunga, perché ci stavano stancando, arrivavamo sempre fuori tempo, poi lì si sfiduci, non arrivi, non ci vai più, è un po' una catena. Invece poi quando chiudi bene le situazioni e arrivi insieme all'avversario sulla palla, allora cambia la musica. Quanto vuoi migliorare la manovra, mister? Dammi da 1 a 100 quanto? Tu sai come la penso io, è tanto, normale. Però dobbiamo fare anche un'altra analisi, dobbiamo capire intanto le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione per capire che gioco puoi fare davvero, perché io il compito allenatore è semplificare le cose ai giocatori, non complicarle. Se noi abbiamo doti di partenza e di cambio gioco e di gioco più sul lungo che sul corto, è chiaro che giocare col tre quarti a volte può essere difficile, soprattutto quando non hai un centrocampista d'attacco come Bracaletti. Noi abbiamo rischiato i tre attaccarti subito per forzare la partita, sapevo che potevamo perdere l'equilibrio e in effetti poi con quel sistema l'abbiamo anche perso. È vero, dobbiamo migliorare sicuramente la manovra, tanto di più, ma questa squadra mi ha dimostrato di saper giocare in scioltezza meglio. Noi dopo, quando siamo andati in difficoltà, abbiamo cominciato a buttare palla lunga e non avere più idee di soluzioni di uscita. Ecco, questo sicuramente è un dato di fatto che dobbiamo migliorare, se vogliamo diventare dominanti. Se no, sei una squadra femmina e aspetti che facciano gli altri la partita. Non lo puoi fare se vuoi fare un campionato di vertice. Mister, non sa che Petrella e Larghi sono sembrati un po' più a loro agio, è una questione di anche come erano messi gli avversari o proprio di caratteristiche? Tutte e due. Hanno dimostrato che possono fare bene anche tra le linee, è chiaro che lì devono pensare di più, sono due giocatori di più Davis, che Petrella legge di più le situazioni. Quindi diventa complicato negli spazi stretti. Per loro è molto più semplice sul cambio gioco andare a cercare uno contro uno. E quindi se il campo dice questo cercheremo di agevolare quello, ma non perdendo mai dei mesi di lavoro e soprattutto la possibilità di cambiare pelle, perché oggi è andata bene così, probabilmente altre partite questa situazione non basta. Ma se tu chiedevi di cambiare il gioco spesso, no? No, è che avendo i due larghi la prima uscita deve essere esterna, siccome la predico del primo giorno che sono qua e ancora vedo l'idea di tenerla dentro quando c'è densità, secondo me è assurdo, la prima palla per me deve essere se possibile in uscita larga e poi davanti. Soprattutto quando la recuperi, diciamo, negli ultimi 25-30 metri tuoi di difesa, lì non puoi sbagliare l'uscita. Noi abbiamo rischiato su una palla del Malomo, la tenuta, giocare, soprattutto perché ce l'abbiamo davanti. Lì, quando giochi 4-2-3-1, 4-3, ce l'hai di fronte, non puoi non vederli. Ecco, quella deve essere una giocata assolutamente da fare se giochiamo così. Se giochiamo con il rombo, comunque devi trovare magari i tre quarti, devi trovare la punta, diventa un po' più complicata, magari più raffinata l'uscita. Ti dà più soluzioni l'uscita centrale perché attacchi con tre dentro e quindi metti in difficoltà, in crisi. Con gli esterni vai uno contro uno esterno, lo devi saltare, poi andare ad attaccare. Però respiri,
Noi abbiamo gente che ha gamba e fai porti indietro la squadra avversaria di 20-30 metri e cambia le partite. Massimo, scusa, da non giocare mai, adesso giochiamo sempre. Sono abituato a questo, l'anno scorso ne ho fatte 10-20 giorni. Come prepari adesso questa prossima? Abbiamo detto che non ci sono, abbiamo bisogno di 20 titolari. Adesso è il momento di vedere che dei ragazzi sono, che siano pronti per darci una mano. Non, è impensabile di fare un campionato con 11-12 giocatori, impensabile. Quindi a maggior ragione ben vengano anche queste partite, perché danno la possibilità a tutti di essere protagonisti. Gran partita di Granocce in funzione della squadra. Io l'ho già detto, tocco naso, non dico niente, sono felice, non dico niente al perché dopo. Ma solo una cosa, dopo il vantaggio hai messo Bracaletti. Sì. Eravate quattro giocatori parecchio avanti. Sì, però Bracaletti però sono freschi. Cioè, tu puoi reggere quel sistema là se sei fresco. Ma era anche per cercare subito resti più alto intanto non t'abbassi, e poi a gamba per ripartire. Visto che eravamo in vantaggio a quel punto, mi sembrava giusto. Poi ce li abbiamo, ce li abbiamo, ed è giusto alternarli in modo da non stancare mai. Anche per questo discorso qua, giochiamo ogni tre giorni. Se io arrivo al 60esimo, 70esimo, uno mi arriva, mi fa 20 minuti, poi gioca quello, arriva a 70, entra quello che è stato sostituito la partita prima, e così gestisci le partite mantenendo inalterata la tua forza e mantenendo tutti soprattutto partecipi, perché è fondamentale che tutti si sentano partecipi. Io ho detto ai ragazzi che oggi noi non eravamo 11 contro 11, noi eravamo 4.000 contro 11, quindi dobbiamo portare questo spirito qua della città addosso. Doveva essere la nostra partita, così come tutte quante le altre, e più saremo e più dovremo sentirci forti.